Allo pronto, guys? Oggi risponderò a pillola blu o pillola rossa. Praticamente sono sondaggi che ha creato una pagina di Instagram che si chiama Quel Momento. Lui ha creato questo post dove dice scegliete la pillola blu o la pillola rossa. I fan scrivevano fra uno e l'altro e tutti gli altri poi sceglievano fra le due cose. Io risponderò insieme a voi che cosa avrei preferito. Iniziamo. La prima è pillola rossa, che il Covid finisse domani. Pillola blu, restare in dead. Allora, tutti quanti vogliamo che il Covid finisca domani. Il punto è che io non ho mai fatto la dad, la dead, quella roba lì. Non l'ho mai fatta, però comunque ho scelto che il Covid finisse domani. La seconda è pillola rossa, rinascere maschio. Pillola blu, rinascere femmina. Sì, a me piace essere femmina. Non lo so, cioè non penso mi piacerebbe essere maschio. No. Vorrei provare un giorno ad essere maschio, però preferisco essere femmina. Pillola rossa, ricominciare la propria vita da capo. Pillola blu, fermarsi ad una certa età per sempre. Ho scelto fermarsi a un'età per sempre. Allora, io ho 20 anni per sempre. 20 per sempre, anche quando avrò le rughette avrò 20 anni comunque. Io sono Peter Pan per sempre, anche se sono aria, io Peter Pan. Poi pillola rossa, parlare tutte le lingue del mondo. Pillola blu, essere famoso. Ma che mi importa parlare tutte le lingue del mondo? Io voglio la fama, voglio che la gente mi riconosca e mi dica oh, questo parlare come faccio a sapere tutte le lingue del mondo? Dai, abbiamo capito, su via. Poi se sei famoso le impari subito le lingue, perché vai qui, un po' lì, ti invitano un po' qui, un po' lì, un po' su, un po' giù e le impari tutte le linguette. Poi pillola rossa, sapere chi ti vuole. Pillola blu, sapere a chi stai antipatico. Io voglio sapere chi vuole, chi c'è, chi mi vuole. Che mi importa sapere a chi sto antipatico. Andrei a piccarlo. Meglio non saperlo, meglio sapere chi mi vuole. Poi pillola rossa, dover rimanere per sempre in convento delle suore. Pillola blu, ergastolo in prigione. Ho scelto le suore. Cioè, in realtà avevo già cliccato che cosa avrei scelto fra le due. E so che mi sono scordata cosa avevo scelto, quindi è tutta una sorpresa per me. È sempre una sorpresa per me, tutta la mia vita è una sorpresa, perché io mi scordo giorno per giorno che cosa scelgo, che cosa faccio, che cosa voglio. E quindi è tutta una sorpresa per me. Quindi ho scelto il convento, perché comunque l'ergastolo sei finito lì, punto. Dalle suore ci sono tante suorette, si fa tutta la gang delle suore, gruppetti di suore, è tutto un... yeah. Invece in prigione che fai? Da solo? Picchi, ti ammazzo. No. Poi pillola rossa, andare nel futuro. Pillola blu, tornare a un'epoca a tua scelta. Cos'è che ho scelto? Un'epoca, ho scelto di tornare in un'epoca. Ho scelto la pillola blu perché io vorrei andare negli anni 50, oppure negli anni 20, o negli anni che proprio non esistono. Vorrei vedere i dinosauri, vorrei vestirmi tutto con quei cosi così, con tutti quei cosi, tutti i corsetti e quelle gonne tutte frufru, oppure con i codini lì che si facevano in tasca così e i monopattini degli anni 50, portare gli hamburger con i monopattini. Manco so camminare, figurati, portare gli hamburger e le Coca-Cola sui monopattini. Non so parlare, non so camminare, non so fare niente. Ma che vivo a fare? Non so. Ho perso pure il momento. Sì, andare nel futuro... che vai a fare? Non sai chi... cioè, non capisci niente perché sono tutti futuristici. Poi ti arriva una navicella spaziale in fronte, perché magari se non sei nelle strisce pedonali, sei su passaggi delle navicelle... No, il futuro spaventa, anche perché... no, è il passato che cambiandolo c'è poi quella cosa lì che... vabbè, voglio andare in passato. Poi... pillola rossa, telecinesi. Pillola blu, cambiare il tempo meteorologico. Il tempo meteorologico.
Ho scelto la telecinesi, che se non sbaglio è quella di teletrasportarsi. No, oddio, la telecinesi, telecinesi, telecinesi. Sì, è il teletrasporto la telecinesi, no? Vabbè, che mi importa del tempo, cioè, mica so tempesta, io sono Dark Phoenix. Telecinesi, qualunque cosa sia. Poi, pillola rossa, diventare un animale e non poterlo scegliere. Pillola blu, rinascere in un paese e non poterlo scegliere. Ho scelto il paese. Sì, ho scelto il paese. Magari rinasco spagnola. Stavo dicendo sudamericana, ma perché? Magari rinasco spagnola. Perché c'è qualcosa di spagnolo in me. C'è qualcosa di tedesco, rumeno, spagnolo e un pochino di italiano in me. E tutti quanti si confondono nella mia testa, tutte queste lingue si confondono nella mia testa e poi escono le parole che io non riesco a dire, ecco cosa. Poi, pillola rossa, poter porre fine al Covid una volta. Pillola blu, fine alla fame del mondo. Ho scelto la fame del mondo. Porre fine alla fame del mondo. Pillola rossa, viaggiare gratis. Pillola blu, vivere in una villa. Viaggiare gratis, fra. Che te fai della villa se poi sei più andato in questo posto che fa un po' schifo? Che non a me fa schifo dove sto. Che te fai? Niente. Viaggi il mondo con la tua valigetta. Io proprio minimalista. Però, via. Poi, poter cambiare il passato, poter sapere il futuro. Cambio il passato, del futuro, guardo, vi dico, non lo voglio sapere il futuro. Ho paura del futuro, ho paura di invecchiare, ho paura delle cose innovative. Non lo voglio proprio sentire il futuro, io voglio il passato. Anche perché gli errori li ho fatti, li voglio scancellare. Non me ne frega delle cose a cui vado incontro. Non esistono cose a cui io vado incontro. Il passato si cancella, non è il passato, è il passato. No, il passato va scancellato tutto quando ci vuole una gomma grande panda così per cancellare tutto il passato, tutte le figure di merda, tutte le scelte di... L'ho detto già due volte, forse non si può dire, forse sì, forse no, non lo so. Futuro ti temo, però peggio il passato. Non lo so, però voglio cancellare il passato, in poche parole. Poi... Pillola rossa, dimenticare le serie TV già viste. Non preoccuparti, dopo un mese che non le guardo più, già tutto scangellato, come il passato, tutto quanto. Ma che poetessa, sono una poetessa, se voi non lo sapete, sono una poetessa, faccio tutte queste rime. Pillola blu, leggere le menti. Assolutamente leggere le menti, cioè tu mi stai chiedendo di scangellare tutte le serie TV che ho guardato, cioè magari mi piace tantissimo The Vampire Diaries, è un pezzo del mio cuore, tu mi dici di scangellarlo tutto per poi rivedermi 6 stagioni con 24 episodi, oppure cos'era l'altro, leggere la mente? Ma che domanda fai? Cioè io vorrei ricordarmi tutte le serie che ho guardato e leggere la mente. Io sono Dark Phoenix, vi leggo tutti quanti, so che cosa avete pensato. Adesso seguo Queen Ariel, è la mia vita. Lo so, stupefacente, lo so. Poi, pillola rossa, scoprire se le tue amiche ti sparlano. Pillola blu, scoprire se piace Crush. Stessa cosa di prima, cioè... Io voglio sapere se piace a Crush, chi piace. Non voglio sapere se le mie amiche sono cattive. Sono le mie amiche in generale. Io non lo voglio sapere. No? Voglio rimanere nella mia... Perché dopo cambia tutto, tanto. Brutto dopo. Voglio sapere se piace a Crush. Poi, pillola rossa, diventare un attore importante. Pillola blu, diventare un cantante importante. Ma che mi importa? Voglio diventare un attore, un'attrice. Il mio sogno è sempre stato diventare un'attrice. Poi, cantante ci si diventa. Guardate un po' Ariana Grande, è partita da fare la Candy Candy e ha fatto l'attrice, adesso una canterina. Tutti quanti, prima fanno gli attori, poi diventano tutti canterini, così improvvisamente, flu flu flu, fanno qualche al diablo e diventano canterini. In qualche modo tutti quanti siamo canterini, tutti quanti. Poi, pillola rossa, mangiare senza ingrassare. Pillola blu, vincere 40 milioni di euro. Ma dammi soldi! Dammeli tutti, con tutti quei soldi. Sai quanti trapiantini mi ci faccio di intestino? Mi taglio tutti gli intestini, poi mi faccio tutta la dietina. Tutti quei soldi, ci puoi fare 24.000 diete. Ti sfondi, puoi fare dieta, ti sfondi, puoi fare dieta. Non fatelo, non lo fate, perché dopo tutto il metabolismo del vostro fisico ne risente, è una cosa non che non si fa. Però
potete farci quello che volete con i soldi. Tutte le posizioni, tutti i soldi, datemi i soldi. Poi, pillola rossa, poter volare. Pillola blu, poter parlare con gli animali. Non mi ricordo, questo proprio non me lo ricordo cosa ho scelto. Cosa ho scelto? Parlare con gli animali, invece di volare. Magari parlando con un'aquila mi dà un passaggio. Tutta testa, tutta testa. No, veramente vorrei pensare cosa, vorrei sapere cosa pensa la Smunky. Il mio cane, io non capisco se mi ama, se mi odia, se fa la lecca culo perché le devo dare da mangiare. Non lo so, vorrei sapere cosa pensa quella testolina cattiva, cattiva, perché lei è stronzetta, eh? Lei ha preso da me, lei è un po' apatica, viene solo quando la stressi, che dici Luna, Muni. Poi faccio le canzoncine, dopo, cioè, oh, ma rotto, ma proprio rotto, adesso arrivo, se non la smetti ti spacco, mutati. Però vorrei sapere cosa pensa in realtà, se mi vuole bene sotto sotto, in quel cuoricino piccolino, 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 oppure no. Poi, pillola rossa, incontrare il tuo idolo, pillola blu, realizzare il tuo sogno di sempre. Ma che me importa, dammi il mio sogno, io apro il cassetto e mi ci infilo dentro. Poi, il mio idolo lo incontrerò, perché il mio sogno è diventare attrice. Quindi ricapitoliamo il tutto, divento attrice, poi incontro il mio idolo perché sono famosa, lui è famoso, io sono famosa, due famosi si incontrano e il mio sogno è fatto insieme a tutto il resto. Perché il mio primo sogno principale è diventare attrice, poi ci sono tutti gli altri sogni un pochino più realizzabili realmente. Io trovo tutte queste escamotage per avere tutto. Tutto. Poi andare sulla luna, vedere i fondali marini. Allora, io... anche se sono la sirenetta, ho paura dei pesci, ho paura della profondità, cioè mi fa terrore. E ciò che mi fa terrore, al contempo, mi incuriosisce. Quindi mi incuriosirebbe tantissimo andare nei fondali marini, a vedere tutti quei mostri marini brutti, che mi fanno proprio paura. Quelle balene enormi, quei cosi... proprio mostruosi. Cioè, avevo un acquario che mio papà si era un po' fomentato con gli acquari, avevamo acquari in tutti gli angoli, cioè, avevamo un acquario così, un acquario così sopra, poi un altro acquario, cioè avevamo 24 acquari e io stavo lì ore e ore a guardare quei mostriciattoli che facevano proprio il terrore dei pesci. Cioè io ho il terrore, proprio terrore, che mi prendono gli attacchi di terrore quando vedo i pesci. E mi affascina vedere ciò che mi fa paura senza che mi possa fare paura, perché sei dall'altra parte del vetro, sei nell'acquetta, se esci fuori dall'acquetta e quindi tu non mi puoi fare niente. Ma non è che ho paura perché mi fanno male, ho paura perché sono... è una fobia proprio, è paura che mi tocchino, che schifo, che... poi è finito. Adesso passiamo a questo o quello. Disney o Pixar? Disney. Sono la sirenetta che mi frega da Pixar. Io sono da Disney, quindi Disney. Che succede qui, mamma mia, sto telefono. Che poi comunque questo è il telefono del mio ragazzo. Io sto facendo il video col mio telefono, ho preso il telefono del mio ragazzo, ho scambiato le cover ed è tutto nascosto. Però io non tengo nessun segreto con i miei fiorellini. Poi, crema al pistacchio o Nutella? Nutella! Nutella! Cioè, il 23% ha votato la crema al pistacchio contro la Nutella? Ma cosa siete, abomini? Poi, calcio o danza? Danza. Io ho sempre sognato di fare la danzerina, quella là che fa così, sulle ballerine, quelle che fanno, quelle dei Carillon. Bellissimo, mi piace tantissimo, tantissimo, quelle proprio, quelle danzerine che fanno così, bellissimo, però ho fatto anche calcio, cioè in realtà ho fatto solo calcio, non ho mai fatto la danzerina, ho fatto i pop così, però non ho mai fatto la danzerina classica, e all'elementare ho fatto calcio, però mi piacerebbe fare la danzerina, leggiadra, cosa che non sono, però magari lì sarei molto leggiadra. Poi, ragazze o ragazzi? Ragazzi. Non so in che senso. Se ti piacciono i ragazzi
o voti per i ragazzi o sei una ragazza, non lo so, ho votato ragazzi comunque. Boh. Poi, felpa col cappuccio o senza? Senza. Cioè le felpe col cappuccio non mi piacciono. Non mi piacciono per niente, sono troppo grosse, poi sembra tutto gobboso, poi ti metti un giubbotto, tutta una gobba, tutto enorme. Già le felpe sono grandi, poi ti fanno quel cappuccio, una gobba enorme, orribile, no? Non mi piacciono. Tutti quanti hanno votato con, ma non mi piacciono per niente. Senza cappuccio molto meglio. Larghe, senza cappuccio, top. Poi, fisso o portatile? Portatile. Portatile tutta la vita, bellissimo, bello, cioè un computerino piccolino, bello. Invece fisso lo devi fare lì, fisso, fermo, portatile te lo porti a letto, te lo porti di su e di giù, e invece fisso sta solo lì come un fesso. Poi, è finito, niente, nessun poi. Bene, e voi? Fatemi sapere che cosa avreste scelto, se questo video vi è piaciuto, vi fa piacere. E niente, fatemi sapere che cosa avreste scelto voi. Un bacio da Queen Ariel.